Salve ragazzi, buonasera e ben ritrovati nella Dimensione Oscura. Questa sera inauguriamo un grandissimo gioco solo per voi, ok? Il pezzo è giusto, eh sì cari amici. Io vi darò degli indizi e voi dovrete indovinare di quali sostanze stupefacenti abusa il nostro personaggio misterioso. Siete pronti ragazzi? E allora vai con la prima telefonata! Oh! Pronto? Pronto! Pronto, buonasera! Buonasera! Chi sei? Da dove ci chiami? Sono Gianfilippo e chiamo da Segrate. Buonasera Gianfilippo! Buonasera a tutti! Cosa fai nella vita Gianfilippo? Faccio il cassiere alla S Lunga. Ah, interessante, interessante. Molto, molto interessante. Sei pronto a giocare al nostro nuovissimo e frizzante gioco? Prontissimo! Hai capito come funziona? Sì, ho capito, ho capito. Perfetto, allora passo a darti gli indizi. Ragioniere di Voghera, 35 anni, divorziato da poco. Attenzione, stai attento qui. I disturbi. Soffre di perdita di peso, difficoltà a dormire, perdita di denti, in particolare gli incisivi, e leggero tic all'occhio sinistro. Di quale sostanza stiamo parlando, mio caro Gianfilippo? Così, secondo la mia esperienza, direi la cocaina. La cocaina. Mi dispiace, Gianfilippo, mi dispiace. Non è la sostanza di cui abusa il nostro personaggio misterioso, ma ritenta la prossima volta, sarai più fortunato. Va bene, grazie lo stesso. Grazie a te, Gianfilippo, buona giornata. Posso fare un saluto? Certamente. Posso salutare la Maria di Brembate di sotto. Va benissimo, ciao Maria, da parte di Gianfilippo. Ciao Gianfilippo. Ciao a tutti. Ciao caro, ciao. Il nostro Gianfilippo è stato sfortunato, ma vediamo con la seconda telefonata. Ah, pronto? Pronto, buonasera. Ah, che bella voce squillante. Buonasera, chi sei e da dove ci chiami? Salve, sono Elisabetta da Pavia, faccio la casalinga. Ah, salve Elisabetta, ma fai la casalinga, eh? Grande sì. Lavoro, grande lavoro. È un lavoro a tempo pieno. È un lavoro a tempo pieno, lo so, cara Elisabetta. Allora, Vediamo un po', cara Elisabetta, sei pronta a giocare? Devo rispiegarti le regole del gioco? No, non c'è bisogno. Grazie, sei gentilissima. Allora, vediamo un po', cara Elisabetta, il nostro personaggio misterioso è un ragioniere di Voghera, 35 anni, divorziato da poco. I disturbi del nostro ragioniere sono perdita di peso, difficoltà a dormire, perdita degli incisivi e leggero tic all'occhio sinistro. Cara Elisabetta, di quale sostanza stiamo parlando? Guarda, dottor Ignorante, mi vergogno un po' a dirlo, ma nella mia vita ho seguito diverse diete. Sì? E ti posso dire che la cosa che fa perdere veramente peso sono le metanfetamine. Ehi, bravissima! Hai ragione! Bravissima la nostra Elisabetta! Sono proprio le metanfetamine! Eh sì, il nostro ragioniere è un tossico dipendente di metanfetamine! Un applauso alla nostra Elisabetta! Bravissima! Grazie! Bravissima Elisabetta! Ma come hai fatto? Dici il tuo segreto, cara Elisabetta! Ah, per perdere peso, sì. Ma sei un genio Elisabetta, sei un genio, grandissima. Allora, ti arriverà a casa il Mojo Vileda della Dimensione Oscura, più 3 paia di calzini e 2 perizoma firmati dal dottor Nurant nello spacco, nello Sono spacco. Contentissima, sono perizoma speciali fatti di carta vetrata e muschio selvatico, una mia creazione personale. Mi raccomando, la taglia, sono una tripla XL. Tripla XL, ah, per caso sei la sorella dell'elefante di Moira Orfei? Come sei spirito? Forse ti ho visto al Circo Togni. Carissima Elisabetta, carissima Elisabetta, grazie mille per averci chiamato e buona serata. Ciao, dottor Ciao, cara, ciao.
Come avete potuto vedere, il nostro gioco è facile e semplice. La prossima settimana torneremo con altri grandissimi ospiti, sempre qui sintonizzati su Ok, il pezzo è giusto e sulla dimensione oscura. Grazie signore e signori e buona giornata, e ricordate che l'oscurità sia sempre con voi.